And no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder how long she's going to stay. And no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. She's always gone too long. Anytime she goes away. You know sunshine when she's gone. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. She goes away. Anytime she goes away. Grazie. Buonasera signori e signore, mi chiamo Kofi, vengo dal Togo. Togo è un piccolo paese in Africa occidentale. Vivo qui a Roma. Sì. Vorrei fare una domanda, ma sì. Kofi, sì. Che cos'è? Allora, il nome Kofi vuole dire un maschio che è nato di venerdì. Come Robinson Crusoe. Cosa? Robinson Crusoe, il romanzo. Sì. Trovò solo venerdì sull'isola. Sì. È proprio lui. È lui. È venerdì che è diventato grande. Ah. E quindi è così, ogni giorno della settimana, di tutti i 7 giorni della settimana, ha un nome specifico. Ah. Per maschi e le femmine. Che fantasia, uno nasce venerdì, lo chiamano venerdì. Sì. Come Robinson Crusoe. Ci sono domande per il signore Kofi? Ne avevo una. Ah, microfono, chi è c'ha il microfono? Chi si è rubato il microfono? Ecco qua. No, questo non è buono. Ah, sempre lui, sempre lui. Una domanda. Che cosa voi mangiate in Africa? Bene, questa domanda è bella, perché
tante persone che non sanno come viviamo in Africa pensano che un ragazzo mi ha chiesto una volta... Non muova quel microfono in quella maniera, voi in Africa non sapete come si muovono i microfoni. Deve stare fermo mentre parla. Ok, grazie. E guardare anche la telecamera. Sì. Questi selvaggi io non lo so. Allora, un ragazzino, un alunno mi ha chiesto, ma Kofi, io ho saputo che voi in Africa mangiate il fango e le foglie cioè, nel bosco, ma non è vero. Abbiamo vari alimenti come qua in Italia, tantissimi alimenti che noi mangiamo, forse di più, quindi mangiamo anche bene tutto come in Italia. Per non citare tutto. Ma io avevo saputo prima di cominciare la puntata uno scoop eccezionale per i nostri telespettatori. Ma voi lo sapete, i bambini neri, i bambini dell'Africa, quando nascono, che colore hanno? Lo sapete voi ospiti? Bianchi. Allora, chi lo sa? Sono bianchi. Lui dice che sono bianchi, ma l'ucraino sa che dice così. E quello lì, il garante? Neri? Neri. La poetessa? Neri. 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 Come nascono? Allora, i bambini nascono bianchi. Bianchi, anche quelli neri nascono bianchi. Il primo bianchi. Giorno è nato, cioè il bambino è nato bianco e mano a mano si scurisce. Ma guarda, perché non si lava? No, ma no. Dipende dalla natura. Perché vi lavate in Africa? Come no, laviamo, ci laviamo benissimo, tutto come in Italia. Quindi anche i bambini neri nascono bianchi. E lei quanti figli ha? Io ne ho 4. Quindi tutti bianchi sono nati? No, sì, il primo giorno si sono nati bianchi e poi mano a mano... Sono diventati sporchi. Non sporchi, ma è un colore naturale, ma insomma, è una pelle naturale. Perché voi vivete sugli alberi e c'è il sole che arriva. Non esiste. Non state sugli alberi? No. Li avete letti? Viviamo come qui in Italia, solo che c'è... E allora che venite a fare in Italia qua? Per farvi mettere elettricie, non ho capito, dentro i centri di detenzione? No. No? Va bene, parliamo un'altra volta. Ok. E lei verrà spesso e volentieri qui. Come no? Allora, viaggi in Africa, allora, sigla, vai, forza. Grazie. Non è partita. Basue. Soye de tasi be venene. Serie de tasi be venene. O cose benye a mano bema. A creare babelo beni. E wampie o jola papote oma. Soye de tasi be venene. Serie de tasi be venene. O cose benye a mano bema. A creare babelo. Allora, caro conducente. Conducente. Ci stanno dicendo. Questi fanno dei segni strani come al solito, così. Allora, noi dobbiamo vedere che ha fatto quell'uomo là per terra, ci faccio vedere questo disegno. Questo rappresenta quello che mi dia qua. Ma che è sporco, ma di che ha fatto? Questo dovrebbe essere quello che rappresenta le emozioni oggi che c'erano in questo studio. Sono emozioni ecco positive. Vede, energie così, non lo facciamo parlare. Mentre andavano anche le musiche, abbiamo visto le immagini sempre molto importanti che ci porta il nostro professor Luigi Attenasio, che oggi non lo facciamo parlare. Mentre facciamo parlare sulle note finali della nostra band, no, non facciamo parlare nessuno, che è così, eh? Mentre suonano vorrei che la nostra poetessa, Luciana, leggesse qualche verso. Poi appena sentite che sta zitta potete anche cantare voi. Un macello qua, proprio un macello. Qualche verso. E ringraziamo i nostri ospiti che non cito, ma che mentre passano le cose finali passeranno i sottopancia. Se state attenti non vi fanno male. Vai, vada. Prego, vai. Vado. Ha scelto la poesia, almeno così le pare, perché a volte si chiede se non sia piuttosto l'inverso. E comunque sia, come sia stato possibile il trasformarsi delle cose visibili e visibili in parole. La cosa nella parola cosa, l'amore nella parola amore, e così via. E così sia stato possibile farne semi che ci convertano, ci impediscano di inneggiare all'odio e bruciare il bene, come si bruciano bandiere, devastarlo, come si devastano paesi e città,
ucciderlo come si uccidono donne e bambini, annegarlo come annegano i disperati, abbandonarlo come si abbandonano i vecchi e i cani, abbatterlo come si abbattono boschi e foreste, e così sia possibile alle parole il miracolo di arare e seminare la nostra terra perché abbia frutti in abbondanza, perché i poeti sanno che nessuna poesia cambia il mondo, ma può svelarne la bellezza. Vai! Arrivederci a domenica prossima, seguite le repliche che ci saranno. Ciao! Gioventù ho fatto di tutto, ero tremendo e mi sballavo come un matto. Ho fatto a botte, ho avuto donne, ho fatto l'alba tra le gonne, però non trasgredivo mai. In gioventù la notte è lunga, l'aperitivo, la cenetta e tutto in spiaggia, e tra un mojito e due birrette, un cuba libre e sigarette, però non trasgredivo mai. Ma un giorno sei arrivata tu.